oggi inauguriamo una nuova sezione del nostro canale YouTube e non sono da sola. Con me c'è Grazia, una nostra super esperta del dipartimento di editoriale, e assieme a lei andiamo a rispondere a quelle che sono le domande più frequenti delle spose e degli sposi che contattano la community di matrimonio.com. Ciao Grazia e benvenuta. Ciao Chiara, grazie per avermi invitato, è un piacere stare qui per rispondere alle domande più frequenti che ci hanno posto le nostre spose della community. Bene, iniziamo subito con la prima domanda. Una sposa ci chiede: come scegliere i fiori per il matrimonio? Un classico. Questo è un classico, è vero? Allora, per scegliere fiori più adatti a un matrimonio possiamo pensare a diversi fattori in base alla personalità degli sposi, allo stile della location del matrimonio, in base ai colori di nozze, ci sono un'immensità di fattori, però il più importante che consideriamo è senz'altro la scelta in base alla stagionalità dei fiori. Questo perché, Chiara? Per due motivi molto importanti, ed uno riguarda il budget. Scegliere dei fiori di stagione infatti è molto più economico rispetto a scegliere dei fiori che sono fuori stagione. Oltre a questo, scegliendo dei fiori di quel periodo otterrete un risultato molto più naturale, infatti i fiori freschi scelti nel periodo corretto mantengono un aspetto molto più naturale e fresco durante tutto il giorno. Insomma, è come dire, meglio così che non immaginarsi dei girasoli in pieno inverno. No, non sarebbero adatti, meglio scegliere fiori come le rose, che sono per tutte le stagioni, esatto. Le dalie, che sono fiori prettamente autunnali, o l'amaranto. Insomma, cercare di fare una scelta in base al periodo in cui vi sposerete. Ok, mi sembra un ottimo consiglio, ottimo. Altra domanda che ci arriva sempre da una delle nostre spose della community di matrimonio.com, te la leggo. Quali sono i primi passi da fare dopo aver scelto la fatidica data? Una volta scelta la data, possiamo riassumere tre aspetti principali molto importanti da definire quasi subito, perché poi vi aiuteranno nell'organizzazione dei passi seguenti. Il primo è capire quanto tempo abbiamo a disposizione fino alla data delle nozze, anche in base ai nostri impegni. Tipo conto alla rovescia, sì, countdown. Sì, sapere, ok, abbiamo più o meno 10 mesi da qui alla data del matrimonio, iniziare a fare ordine su quali sono le priorità, quindi se vi sposate in chiesa iniziare a contattare la chiesa, se vi sposate con rito civile iniziare a contattare il comune e soprattutto iniziare a dare un'occhiata alle location, perché è bene riservare la struttura molto tempo prima. Se lo sapete già un anno prima, sarebbe il caso di già dare un'occhiata, guardare e prenotare. Sì, anche sapere qual è il nostro budget, no? Voglio dire, con anticipo per pianificarlo. Esatto, quello poi verrà da sé, ovviamente, sapendo quanto budget avete a disposizione, scarterete o potrete indirizzare la vostra ricerca verso una location piuttosto che un'altra. Questi sono i punti fondamentali da tenere a mente, quindi quanto tempo avete, quanto budget e iniziare a contattare le location. Ok, davvero ottimo consiglio anche questo, e adesso passiamo all'abito da sposa. La domandona, qual è? Sì, quando sceglierlo? Allora, qui la risposta dipende da: con ansia o senza ansia? Io l'ansia ce l'avrei sempre. Insomma, è l'abito del grande giorno. Ovvio. Normalmente le spose, diciamoci la verità, iniziano a cercare già a guardare un pochino i cataloghi, a buttare un occhio nello stesso giorno in cui decidono di sposarsi. Io decido oggi di sposarmi, la prima cosa che faccio inizio a guardare i cataloghi. Ah, non prima? No. Cioè i ritagli. Prima, quando te lo pensi. Certo. Può darsi, sì. No, scherzi a parte, l'ideale sarebbe iniziare un annetto prima, fino a 6 mesi massimo prima delle nozze. Questo perché normalmente si fanno 3 prove dell'abito da sposa ed è bene anche calcolare un tempo per eventuali imprevisti. Chiaro. Non so, cambia la taglia, può succedere, bisogna stringerlo, bisogna allargarlo un po', insomma potrebbe richiedere più prove, per cui sì, 8-9 mesi prima è bene iniziare già a dare un'occhiata all'abito. Ok, non male, ma se c'è qualcuna tra di voi che già ha i ritagli del vestito perfetto da quando tipo aveva 12 anni, nessun problema, siete assolutamente nella media delle persone che scelgono un abito da sposa. Sì, sicuro. Parliamo adesso degli invitati, della cerimonia e di qual è il tempo giusto per inviare l'invito ai per nostri invitati.
C'è chi lo dice subito, ovviamente, appena si sposano, presi dalla felicità, l'emozione, lo comunicano. Molti sposi difatti annunciano già un pre-invito, diciamo, molto prima delle partecipazioni che saranno poi l'invito ufficiale, attraverso un save the date. Con il save the date, spesso anche attraverso un invito digitale per email o per che WhatsApp, moderni. O attraverso le reti sociali, inviano già un annuncio non ufficiale che verrà poi seguito da quello ufficiale. Normalmente le partecipazioni è bene inviarle 5-6 mesi prima del matrimonio per dare modo agli invitati di organizzarsi, di fermare quella data e venire perfetti per le nozze. Esatto, quindi insomma magari prima lo comunichi a voce, sì, o in maniera un sì, po' più informale. Sì. E poi con l'annuncio ufficiale, ecco, 6 mesi prima più o meno, sì. Ok. E infine, dulcis in fundo, quando e dove andare in luna di miele? Questa è la domandona, Chiara, perché è molto complicato scegliere la destinazione, perché ci sono alcuni fattori da tenere in conto, primo fra tutti sicuramente il periodo in cui ci si sposa. Mm. Questo dipende pure un po' dalle esigenze degli sposi, dalle preferenze, cosa gli piace. Per esempio, se vi sposate d'estate, fai conto ad agosto, e volete andare in un posto esotico, mare, con caldo, evitate ad esempio il Sud America. Chiaro, ci sono le stagioni invertite, esatto, ovviamente. Esatto, quindi per cui prima di scegliere la destinazione sicuramente dovete aver chiaro quando partirete, se subito dopo il matrimonio e quindi in che stagione vi sposate, o come spesso accade, lo stanno facendo sempre più sposi, mm-hmm. di posticipare la partenza della luna di miele di qualche mese. Sì, è vero. Quindi lì poi avete anche più libertà nella scelta delle destinazioni in base a ciò che desiderate. Beh, direi che abbiamo dato veramente degli ottimi consigli, per cui ringraziamo la nostra ospite di oggi. Grazie a te, Chiara. Grazie, spero che ti avremo nostra ospite ancora. Con quindi piacere. Suggeriamo a tutte le spose e agli sposi di matrimonio.com di continuare a farci le loro domande, perché molto volentieri risponderemo. E sai che cosa dobbiamo consigliare a tutti? Mettere like. Esatto, se vi è piaciuto questo video non vi dimenticate di mettere like e di iscriversi al canale di YouTube. Perfetto, alla prossima. Ciao.